Maestro Maglione, non Sì. è troppo giovane per una biografia? Beh, no, ma allora io Marco è giovane, ma tanto giovane non lo sono. Insomma, io sono della classe del 54, perciò già faccio parte della categoria degli anziani, anche se non mi sento assolutamente anziano. No, ma questo più che altro è nato da questo progetto con Vincenzo De Luca, che devo dire la verità, è lui che mi ha spronato tantissimo, perché anche altri amici, dobbiamo fare un libro, diciamo sì, vabbè, ma mo, che lo facciamo a fare? Aspettiamo. Invece lui mi ha spronato tantissimo, uno che mi stima tantissimo, ama molto la tradizione, quello che è la musica. Classica napoletana. E così ci siamo messi piano piano, siccome l'abbiamo fatto in periodo di pandemia, l'abbiamo fatto attraverso il Zoom, il o Meet, uno adesso non ricordo bene. E così io parlavo e man mano sono uscite cose della mia vita che manco più me le ricordavo. Man mano che poi ho cominciato a ricordare, è stata una cosa per me molto bella e intensa. Ho parlato molto della mia vita personale dagli anni da quando sono nato, che sono nato, tutti credono e pensano che io sono nato a Mergellina, ma invece io sono nato a Vico Gerolomini, proprio nel centro storico. Insomma, ho raccontato principalmente della mia vita proprio personale e poi tutti i vari passaggi, l'incontro importantissimo che ho avuto col maestro Muro negli anni 70, l'incontro fantastico e favoloso che ho avuto con Mia Martini e tutto il resto, insomma, è nato man mano. Ho litigato con diversi amici perché non mi sono ricordato tutto di quando avevo 10-11 anni, mi dovevo ricordare tante cose perché ho lavorato tantissimo, però anzi ne approfitto che prometto che ce ne sarà un altro e racconterò anche del resto sempre della mia vita personale e anche di quella artistica. Lo storico dell'arte si occupa di opere d'arte del passato e ne evidenzia i valori. Il rapporto di amicizia che ho con Mario Maglione mette in evidenza invece la grandezza della storia della canzone classica napoletana che si erge a monumento. Nel libro scritto a quattro mani con Mario Maglione, in discussioni che poi sono diventate un bellissimo monologo, quasi un flusso di coscienza, si ripercorre tutta la storia della vita artistica di Mario, ma quello che va maggiormente evidenziato è il potenziale della vita privata. Ecco, esce fuori il magma della vita privata che trasforma un libro che si potrebbe definire sulla storia della canzone classica napoletana, un romanzo d'appendice della propria vita esistenziale.